Se un ricordo sa farsi sogno, e il sogno cosa vera, son menti piene di sogni, le spalle curve dei soccombenti. Lui tanti ne aveva, che al desco dei suoi ci siamo cibati tutti. Ma ascoltate per favore questa storia. Molto ci dice del male e del bene, e di come molte volte il pugno dell'uno abbia il palmo dell'altro. Cominciamo col dire che la fame, quando c'è, è la prima cosa. Ma con noi nella baracca c'era lui, il sognatore, il ricordante. E di notte, ogni notte, con lo scheletro digiuno, ascoltavamo i racconti dei suoi pasti da bambino, che furono incredibili. Un anno, diceva, un anno son durati, un anno intero, un anno solo. Ma fu un anno che nel lager ci ha alimentati tutti. Viveva da bambino in un convento che di fatto era un orfanotrofio e ci stava già da tempo. Mangiavamo poco e male, raccontava. Con il pane risparmiato compravamo le altre cose, come qui, e compravamo pure i baci dalle bimbe e qualche lusso, qualche gioco. Era il pane rinsecchito, la moneta per concederci qualcosa. Finché all'improvviso venne svalutata. Finché un giorno venne messo sulla mensa un grande strudel da tagliarsi in grosse fette e ogni bimbo ne ebbe una. Uno strudel ben farcito d'uva passa, mele, zenzero, pinoli, profumato di cannella. Fu una festa. Zenzero, cannella, erano parole che noi ignoravamo, come pure strudel, mai sentita. Ma era lì come un pane gigantesco e abbrustolito in mezzo a noi, profumatissimo, fragrante. Bimbi, si chiama strudel, dite bene tutti insieme, strudel. Il mio nome è Willy Whist. No, non è un nome d'arte. Sì, lo so, lo sembra. Me lo domandano in tanti e un po' mi pesa, perché ogni volta che rispondo è proprio il mio, noto sempre una certa delusione. Sto dietro, non davanti, la macchina da presa. Faccio cinema, sì, ma non d'attore. Il mio è un lavoro un po' più tecnico, operatore. Io mi limito a guardare. Guardo chi recita facendolo per me, cioè chi recita intendo lo fa per me che lo riprendo, lo guardo attraverso l'obiettivo e lo riprendo, o comunque riprendo quel che accade o quel che debbo. Insomma, riprendere è il mio modo di guardare. Ah, per essere chiari, sono un ariano, sì, ma non un SS, no. Lo so che oggigiorno dire ariano tende a dare questa idea, ma chiunque non ebreo era chiamato ariano. Chiunque, non soltanto le SS o la Gestapo. No, è importante chiarirlo, era normale. E aggiungerei, non soltanto i non ebrei. La città stessa era chiamata ariana, ovviamente escluso il ghetto. C'era Varsavia e c'era il ghetto di Varsavia, due cose ben distinte. Il ghetto degli ebrei, altrove, tutto intorno, noi, gli ariani, gli abitanti della zona, quella per l'appunto detta ariana.
Ed è stato in quanto ariano che un giorno mi è toccato entrare lì, sì, a lavorare nel ghetto con la macchina da presa, a fare un film, sì, sì, lì, lì, proprio lì. Dico, perché? Perché serve, mi risponde un ufficiale. D'accordo, ma gli attori, gli domando. E quello serissimo mi fa, ci aspettano, ma un regista ci sarà. L'ufficiale prende un foglio e me lo dà. Per adesso c'è da fare le riprese, tutto qua. Quel che leggo sono appunti alla rinfusa. Passeggiate per il viale, al ristorante, una toilette, una donna che si trucca, compravendite al mercato, l'insegna di barbiere, lo spettacolo a teatro, le preghiere, insomma, tutto un elenco di scenette un po' oleografiche e d'ambiente. Sì, diciamo che era un film promozionale, per mostrare che lì in fondo non si stava tanto male, che la vita trascorreva quasi in modo naturale. C'era un tanfo insopportabile, ricordo, un coacervo d'escrementi, l'ho ripreso, dentro al film c'è anche quello, un letamaio alto quanto una montagna, tra la gente come niente, in una piazza, e io lì in mezzo col mio occhio fatto a lente, mescolato in mezzo a loro. Beh, per forza, d'altronde, questo è il mio lavoro. Sì, perché per me riprendere il mio modo di calarmi in una parte, di interpretare, non esagero, è importante, è importantissimo saperlo, per dar senso a questo mio testimoniare. Può sembrare che non serve, ma va detto. Con che spirito io mi introdussi in mezzo a quelli? Neanche il titolo sapevo. Poi l'ho letto sul coperchio di una scatola di latta. Il ghetto. Si intitolava semplicemente Il ghetto. A proposito, gli attori tutti quanti erano ebrei. Ed ebree tutte le attrici. Ebrei di lì. No, no, nessuno che sia venuto dal di fuori. Neanche a dire che l'avessero obbligati. Candidati volontari. Ne son certo. Gliel'ho chiesto. No, no, mica all'SS. Proprio a quelli. Cioè, mi spiego, di nascosto. Io ho parlato di nascosto. Non potevo, con gli ebrei non si poteva. Che scherziamo, vietatissimo. Ma a prescindere da tutto, ora quanto mi è sembrato, ci tenevano a far parte della cosa. Beh, il motivo è comprensibile. Per nutrire la speranza ad ottenere chissà che. Non nel senso di ottenere in quanto attori. No. No, figurarsi, no, no. C'era in gioco qualcos'altro. Direi in pratica la vita. Sono, ecco, l'indicibile che dice. Sono la gola che a sé si fa pronunciamento. Io sono l'unica filosofia ammissibile. Sono nel mondo, ma non l'aumento. Io sono l'argomento avulso da sintassi o interpunzione. Sono ben dentro la materia, la non materia. Tra gli strepiti, uno strepito a sé stante. Non ti cerco. Non chiamo il tuo sguardo o il tuo interesse. Io sono il dettato che ignora il suo dittante. Io sono nient'altro che questo, una cosa che sta. Ed è qui, è solo qui che sto. A volte muta, a volte no. Su un punto non causale del foglio universale. Io sono arata con le unghie in una cella di Mauthausen. Se vieni forse saprai chi sono, ma solo qui, se resti altrove no. E se anche verrai, potrai vedermi a patto che tu di me ti accorga, e non è detto. Tra i fatti sono un fatto accaduto, accadente,
e che accadrà. Sono un prodotto, non un'intenzione. Io sono l'immanente, più di quanto io non sia o non posso essere. Non c'è niente che ti indirizzi a me. Nel disperso sono la cosa che resiste. Non ho timbro, non ho tono, non ho voce, se non la tua quando mi noti. Sono la scritta nel muro.